Ed eccoci, siamo di nuovo insieme. Di nuovo vi ricordo anche la nostra mail. Continuate a scrivere ad angoli@espansionetv.it anche durante tutta quest'estate che ormai è iniziata, ma noi continueremo a leggere le vostre mail. Seconda parte assolutamente da non perdere. Subito andiamo a conoscere l'ospite che è collegato con noi. Io saluto e ringrazio, eccolo già collegato, Giorgio Colombo, coordinatore dei servizi diurni per noi genitori Onlus. Giorgio, buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie a voi dell'invito e grazie a tutti i vostri telespettatori, insomma, che sono presenti con noi. Bene, allora Giorgio, partiamo proprio, come dire, dal cuore di questa situazione. Intanto raccontiamo agli amici a casa, noi genitori Onlus, che cos'è e di che cosa si occupa? Allora, noi genitori Onlus è una cooperativa sociale che ha sede ad Erba e da 25 anni si occupa di persone con disabilità e sostegno anche alle loro famiglie. È un'attività appunto nata nel 1994 da un piccolo centro, è nata per volontà di alcuni genitori ed è proprio per questo che si chiamano i genitori. Questo gruppo di famiglie aveva valutato che non c'erano dei servizi idonei per i propri figli, per cui ha deciso proprio di costituire una nuova cooperativa e favorire l'inizio di un nuovo servizio. Diciamo che il loro obiettivo era quello appunto di promuovere interventi rivolti in particolare alla formazione, all'inclusione dei loro figli, e direi che questo DNA è ancora presente in forma importante nella nostra organizzazione. Ad oggi appunto noi genitori si è ampliata, abbiamo diversi servizi tra cui il centro socio-educativo che era stato il primo servizio, a questo si è affiancato un altro servizio, il centro diurno disabili che gestiamo per conto del Consorzio Erbese, poi è nato anche il servizio di formazione all'autonomia e poi abbiamo anche dei servizi complementari che sono Casa Lorenza per dei servizi più residenziali, sperimentali e poi anche l'attività di tempo libero nel fine settimana e appunto alla sera legate soprattutto a attività ricreative e sportive. Ad oggi seguiamo più di 60 persone con disabilità, diversi sono gli operatori con professionalità diverse e diversi anche i volontari che ci danno una mano. Quindi Giorgio, sono tantissime le figure che gravitano all'interno di questa realtà, ma i veri protagonisti comunque sono gli ospiti, le persone che voi seguite. Se sei d'accordo, c'è una clip dove possiamo ascoltare proprio le loro voci. Vediamole insieme e poi ritorniamo in studio. Vai regia. Mi manca tanto il centro. Io mi mancano tantissimo i miei compagni, tanto, tanto, tanto. Mi piacerebbe rivedere i miei compagni e anche gli educatori. Mi manca tanto andare al supermercato, ma devo aspettare che finisca il coronavirus. Non vedo l'ora di entrare in cooperativa e di rivedere tutti voi educatori e i ragazzi. Ti ricordi quando abbiamo frequentato alla casa di Lorenzo? Che abbiamo cucinato insieme per diventare delle grandissime cuoche di calcio. Ogni tanto qualche volta suono la tua chitarra. Visto con il videotelefono Claudia e Elisa Alessio. Mi piace vedere parlare con i miei amici del centro, spero di rivederli tutti molto presto. Devo
e ho fatto sempre i miei educatori e i miei amici. Mi manca anche il treno. Mi piacerebbe rivedere i miei compagni e anche gli educatori. E domani farò la pizza con la mia educatrice e il mio compagno della cooperativa e il suo giardino. Intanto faccio gli auguri. Giorgio, queste immagini ci fanno capire molto bene l'importanza di questo centro e delle attività che voi svolgete, ma mi domando come avete affrontato il periodo dell'emergenza coronavirus e ora che in qualche modo ne stiamo uscendo, come vi approcciate a riprendere le vostre attività? Ma non nego che, come dire, un momento di incertezza iniziale l'abbiamo avuto, non eravamo pronti e questo va detto, però diciamo per nostra natura come operatori ci muoviamo sempre sulla fragilità e sull'idea, insomma, di trovare sempre qualcosa di nuovo ed innovativo. Per cui abbiamo costituito un laboratorio generativo gestito dallo psicologo Emanuela Basile e da lì, diciamo, dopo i primi giorni abbiamo deciso un po' come muoverci, perché era assolutamente necessario essere vicino, ritornare vicini e non perdere appunto il rapporto con queste persone e anche le loro famiglie. Per cui abbiamo iniziato magari un po' prima timidamente, ma poi sempre di più sono cresciuti gli interventi cosiddetti da remoto, a distanza, con attività in videochiamate individuali, poi piano piano sempre più in piccolo gruppo, inizialmente gli operatori, poi anche i volontari. E da lì poi abbiamo anche creato un canale YouTube e tutti i giorni, ancora oggi, esce una proposta, un tutorial di attività o educativa o formativa o riabilitativa, per cui da parte dell'educatore, dello psicomotricista, del fisioterapista, piuttosto del consulente musicale. Siamo addirittura arrivati anche a creare un video, proprio una storia di un'esperienza teatrale che era iniziata precedentemente e riuscire a portarla a termine così da remoto. Per cui, insomma, siamo riusciti sempre di più a star vicini. Abbiamo anche portato dei kit, e c'era l'esempio anche nel video, dei kit per proseguire le attività educative, per cui questa è stata anche l'occasione per rivedere, seppur sulla porta o nel giardino, le famiglie e i ragazzi, ecco, per cui diciamo le attività sono cresciute e tuttora stanno continuando. Quindi la tecnologia sicuramente vi ha supportato, come ha supportato tutti noi, come ben vediamo stiamo continuando a portare avanti il programma in collegamento con video call in remoto, ma le famiglie come hanno percepito questa vostra immediata reazione andando a trovare nuovi modi per stare vicino? Quindi qual è stato lo scambio e la reazione di fronte a questa continuità di assistenza? Ma nel complesso direi positiva, anche se le famiglie sono tante, le persone sono così diverse, anche per le loro capacità cognitive nel saper gestire questa tecnologia. Per cui non nego che per qualcuno magari è funzionata ancora la telefonata magari quotidiana col telefono analogico, non si è potuto appunto riuscire a sviluppare al meglio la tecnologia, però per molte, devo dire comunque i genitori hanno apprezzato molto e hanno coinvolto e sono stati vicini ai propri figli proprio nel riuscire anche a implementare questa tecnologia. Questo periodo così complicato, ma comunque anche queste nuove idee che sono uscite, che prontamente avete messo insomma in pratica, vi hanno comunque dato una prospettiva del futuro diversa dell'operatività e della possibilità di stare vicino a queste famiglie, a questi ragazzi. Quindi continuerete magari a muovervi sul canale appunto della tecnologia e ci sono delle idee che vi sono venute per il futuro? Allora, senz'altro, anche qui è giusto ribadire un aspetto importante, cioè l'attività che fanno i centri come i nostri sono soprattutto attività che, come dire, hanno la necessità
di fare in modo che le persone frequentino, anche perché si favorisce tantissimo anche un'attività col territorio, con le scuole, con le imprese, quindi il tema dell'inclusione non può passare che attraverso una frequenza anche. Però diciamo, abbiamo raccolto che alcune modalità implementate in questi giorni, in queste settimane, potrebbero essere continuate anche con un ritorno alla frequenza. Per esempio, l'attività di vicinanza che i volontari a volte avveniva solo attraverso una presenza con noi, potrebbe essere portata avanti in questo modo, ecco, quindi sicuramente elementi positivi che ci sono. Quindi tanti suggerimenti, l'importanza della figura dei volontari che hai appena citato, ma io credo sia anche importante sostenervi. E come si può fare questo? Sì, ecco, dal punto di vista della sostenibilità, anche per noi, così come tantissime altre imprese, chiaramente stiamo un po' pagando questa chiusura, anche perché anche i comuni hanno le loro difficoltà, per cui noi abbiamo dei modi che da tempo che proponiamo, che sono sempre quella, la possibilità di fare delle donazioni. Un altro elemento che anni che perseguiamo è il 5 per 1000, che sta andando sempre meglio, e di questo dobbiamo ringraziare tantissimo tutti quelli che ci hanno sostenuto in questi anni. Così come poi una cosa, come dire, appena nata, un paio d'anni che la stiamo proponendo, ci potete sostenere anche con l'acquisto dei biscotti piuttosto che dei fiori. Ecco, noi diciamo ci autofinanziamo anche grazie a delle attività che sono educative e formative, ma al contempo riescono anche a dare una garanzia economica alla nostra organizzazione, che di solo, diciamo, economie pubbliche non può vivere. E noi sappiamo bene che i vostri biscotti sono squisiti, perché siete venuti a realizzarli proprio qui nello studio di Angoli qualche tempo fa. Abbiamo raccontato questa vostra maniera, insomma, di dare ai ragazzi un modo di impegnarsi, uno strumento però anche per sostenervi, e garantiamo che sono buonissimi, quindi assolutamente bisogna tenere in considerazione. Io saluto e ringrazio Giorgio Colombo, coordinatore dei servizi diurni per noi genitori Onlus, lo ringrazio per essere stato nostro ospite, per aver scelto Angoli, per raccontare questa realtà così importante, e noi continuiamo ad essere a vostra disposizione, quindi continuiamo a parlare di voi. Grazie. Bene, grazie, e poi l'augurio che a breve riusciamo davvero a riaprire con noi almeno una parte dei ragazzi. Grazie a voi. Assolutamente, quindi a prestissimo, buon lavoro a tutti voi, grazie invece a voi da casa per avermi seguita. Tra poco, come sempre, la linea al telegiornale. Io invece, indovinate, torno domani.